Ciao ragazzi, allora questa domenica un video totalmente diverso perché parliamo di computer. Allora, qui davanti a me ho un computer portatile di vecchia data, se non erro tipo 10 anni fa, e lo devo resuscitare. Allora, a parte che già l'ho fatto, sto facendo gli ultimi ritocchi e ovviamente per questo computer ringrazio nuovamente il vicino Alessandro che me lo ha prestato. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla e cerchiamo un po' di capire cosa bisogna fare prima di formattare un computer e dopo la formattazione. Quindi ovviamente qui parleremo sia pre-formattazione sia formattazione. Ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, prima di iniziare a formattare un computer, miei cari ragazzi, bisogna capire un po' le specifiche tecniche del dispositivo. Nel mio caso il computer non è neanche tanto vecchio perché parliamo di un HP Pavilion G6, ovvero un computer di 10 anni fa. Ed è un computer che porta con sé un processore i5, quindi già qui già si capisce che il computer è supportato alla versione del sistema operativo a 64 bit, quindi nel mio caso vado ad installare un sistema operativo a 64 bit. Quindi cosa bisogna fare? Prendere l'apposita chiavetta, proprio come faccio io, munirsi di Rufus attraverso un secondo computer, come sto mostrando io in questa clip, e andare a piazzare, ovvero a passare sopra il sistema operativo per poi andare ad installare sul computer. Una volta che abbiamo fatto la chiavetta, collegarla al computer in questione e voilà, far partire l'avvio della formattazione. Dopo aver fatto partire la fase di formattazione, scegliere il sistema operativo da installare, in questo caso Windows 10 Pro 64 bit, dato che stiamo parlando di computer a 64 bit. Una volta che abbiamo accettato tutti i termini, scelto il sistema operativo, dobbiamo andare a operare sull'hard disk. Per come lavoro io, sì, ok, va bene anche la formattazione, però in questo caso dobbiamo metterlo a nuovo, ovvero recuperare l'intero hard disk. Quindi cosa faccio? Vado a cancellare tutte le partizioni esistenti sullo stesso hard disk per poi andare ad installare il sistema operativo. Quindi una volta cancellate le partizioni, automaticamente si vanno a cancellare tutti i dati, non esiste più traccia di nulla, né a questo punto possiamo partire con l'installazione del sistema operativo. Quindi una volta che abbiamo fatto partire l'installazione, lo lasciamo lì, lo facciamo andare e voilà! Una volta che il sistema operativo è stato installato, bisogna fare tutta la fase di configurazione iniziale, quindi andare ad impostare la tastiera, la lingua italiana, tutte quelle cose che ci vengono chieste durante la prima configurazione dell'avvio del sistema operativo. Quindi una volta fatta la configurazione iniziale, lo consiglio di farla offline in modo da non dover inserire per forza l'account Microsoft per poter attivare il vostro sistema operativo. Quindi consiglio sempre di procedere offline. Una volta che abbiamo fatto tutta la configurazione, fatto l'accesso offline, impostato il nome utente e la password, siamo già dentro. Sempre per come lavoro io, la prima cosa che faccio è andare a controllare i driver di tutto il computer. In alcuni computer i driver sono autoinstallanti, però nel mio caso mancano alcuni driver, come potete vedere da queste clip. Io li vado ad installare per poi andare ad installare tutto ciò che serve al computer. Quindi una volta fatta la formattazione, subito dopo si passa ad installare i driver e quant'altro. Quindi una volta installati i driver si passa subito a fare l'attivazione del sistema operativo. Quindi una volta che abbiamo inserito il seriale acquistato direttamente o dal sito Microsoft oppure magari qualche altro sito che vi lascerò magari qua in basso in descrizione, dopo aver inserito il seriale possiamo anche già aggiornare il sistema operativo. Ok, io ho dei sistemi operativi che non sono aggiornati alle ultime release per quanto riguarda ISO, però una volta che abbiamo installato i driver, una volta che abbiamo
attivato il sistema operativo, possiamo passare alla fase di aggiornamento. Quindi una volta che abbiamo controllato se ci sono gli aggiornamenti, lo lasciamo lì e lasciamo scaricare tutti gli update possibili e immaginari, quindi lasciatelo lì ad aggiornare. Dopo aver fatto tutti gli aggiornamenti che richiede il sistema operativo, dopo aver fatto tutti i riavvii necessari, possiamo passare alla fase di qualche piccolo software. Nel mio caso io non è che vado ad installare molti software su di un computer quando mi capita di formattarlo, ovviamente li vado ad installare sempre in base alle caratteristiche, però io di base vado ad installare il pacchetto Microsoft Office, che è veramente molto ma molto essenziale per un computer, e dato che a me non mi piacciono tipo i software per quanto riguarda la navigazione in internet, ovvero il browser, vado ad installare un Google Chrome, che per me è sicuramente molto più affidabile per quanto riguarda i computer. Quindi una volta installati si fa qualche ora di utilizzo per vedere un po' come va il computer, e ragazzi, il computer può essere pronto, anzi è già pronto per essere consegnato al cliente finale. Allora ragazzi, questo è stato un video nulla di che, ma qui vi ho un po' mostrato i passaggi da fare prima della pre-formattazione, ovvero prima della preinstallazione del sistema, e durante la formattazione e dopo la formattazione. Ovviamente questo è per come lavoro io, poi ovviamente chiunque di voi voglia prendere il mio stesso esempio, nel senso che voglia adottare il mio stesso metodo di lavoro, posso garantirvi che vi troverete veramente molto molto bene. Poi ovviamente in base a questa cosa io porterò sicuramente qualche altro video, perché soprattutto per quanto riguarda i driver, il Windows non sempre riesce a scaricarli dal sito apposito integrato, perché ci sono dei software esterni che permettono il download dei vari driver del vostro computer. Quindi ragazzi, se anche voi volete adottare questo metodo di lavoro, beh, potete anche farlo. Quindi non è che un metodo di lavoro, ma sono più che altro consigli da adottare. Poi alla fine vedete che ne sarete molto molto contenti per questi piccoli passaggi che io vi ho mostrato qua in video. Quindi cosa possiamo fare? Nulla di più, nulla di particolare. E alla fine, magari se volete dare un tocco di personalizzazione, beh, potete farlo magari attivando un tema scuro, che è molto bello da vedere, stanca anche meno gli occhi. Quindi ragazzi, magari personalizzare, dare un tocco della vostra personalizzazione, fate pure, tranquilli, siete liberi di fare ciò che volete, che il computer sia vostro, di un vostro cliente, di un qualche parente, fate voi, quindi siete liberi di lavorarci come volete. Allora, io penso di aver detto tutto in questo video. Abbiamo mostrato qualche passaggio fondamentale per quanto riguarda la formattazione, la manutenzione di un computer, per quanto riguarda sì la formattazione, sono stato ripetitivo e logorroico, e adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi conoscevate già queste piccole cose prima della formattazione, durante e dopo la formattazione. Quindi ragazzi, insomma, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, e se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, ci tengo veramente tantissimo. Una volta che vi siete iscritti, ovviamente dovete attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e condividete anche questi video, vi ripeto, mi aiutate molto. E alla fine, già lo sapete, tutti gli aggiornamenti di questo canale li trovate su Instagram attraverso le mie storie, ve lo ricordo all'animazione, ma trovate anche tutti i miei link ai social qua in basso in descrizione. E qui in descrizione, magari, ripeto, vi lascerò qualche alternativa per quanto riguarda l'acquisto dei serial key dei sistemi operativi Windows, ok? Quindi tutto qua in basso in descrizione. È stato un video così soft, leggero, volevo portarlo già da un pochino di tempo perché mi è stato chiesto in passato, ma l'ho realizzato solo ora. Quindi ragazzi, beh, che dire, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!